Presidente Pesenti, venerdì 8 novembre un convegno di ANCI Bergamo organizzato sul tema dello sblocca cantieri. Chi ci sarà e di cosa parlerete nel dettaglio? Con l'incontro di venerdì aggiungiamo un altro tassello al proficuo confronto che ANCI Bergamo ha instaurato con le istituzioni locali e non solo sul tema dei lavori pubblici e delle politiche di investimento per lo sviluppo del nostro territorio. Oltre alla prestigiosa presenza del ministro Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e ai Trasporti, sarà presente l'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Terzi e ne discuteremo con la senatrice e membro della Commissione Lavori Pubblici Simona Pergreffi, al consigliere provinciale, il consigliere della provincia di Bergamo Mauro Bonomelli e all'assessore del comune di Bergamo Marco Brambilla. Metteremo in evidenza le criticità e le potenzialità del nostro territorio, per lo sviluppo del nostro territorio e verremo aiutati e supportati da questo, dai dati effettuati da uno studio di Cresme, che è il centro di ricerca specializzato per il mercato dell'edilizia, che ha messo in evidenza bandi e lavori pubblici del nostro settore dal 2015 al 2019. Dall'analisi di questi dati potremo appunto presentare agli interlocutori presenti e agli ospiti presenti quali sono le necessità del nostro territorio e quali sono i bisogni in termini anche infrastrutturali di investimenti per lo sviluppo di Bergamo. Possiamo dire che per l'edilizia bergamasca è iniziato un timido corso positivo. I dati di settore dello scorso anno hanno messo proprio in evidenza questo trend positivo che è stato ulteriormente confermato e i dati di cassa edile ci hanno confermato per lo scorso anno un aumento della massa salari generata dalle nostre imprese di più 5%, che ha generato quindi anche un aumento dei lavoratori attivi nel nostro settore, un aumento del numero delle imprese attive del nostro settore per lo stesso numero per incremento percentuale. Abbiamo circa quasi 8.000 lavoratori attivi sul nostro settore per circa 900 imprese attive.